Ciao ragazze, allora questo è un tutorial festivo, natalizio direi, ma che può andare bene anche per Capodanno, secondo me. È una richiesta che ho ricevuto, ma avevo già una mezza idea di creare questo tutorial, quindi quando ho ricevuto la richiesta ho detto, boh, facciamolo. Ed è un tutorial con degli ombretti color oro, un eyeliner un po' da gatta e le labbra rosse. E quindi niente, se volete sapere come fare questo trucco, seguite il tutorial. Ciao! Stendo la mia base su tutto l'occhio, uso la Primer Potion. Ne metto un po' anche sotto, lungo la linea delle ciglia inferiori. Poi prendo la mia palette Elf, uso questo colore qui come illuminante sotto il sopracciglio e lo porto anche fino all'interno dell'occhio. E uso il 227 della MAC. Siccome questi colori sono abbastanza polverosi, molto molto morbidi, vi conviene sempre agitare bene un pochino il pennello prima di applicarli, perché altrimenti è probabile che vi cadranno sulla guancia. Ora con il mio SS239 prendo questo colore qui, che è un oro chiaro. E lo stendo sulla prima parte dell'occhio. Ok, ora sempre con lo stesso pennello prendo questo colore qui, quello in mezzo, e lo stendo al centro dell'occhio, cioè al centro della palpebra. Sfumo un pochino tra i due colori, anche se la differenza non è molta, quindi non sarà niente di troppo marcato. E poi vado a prendere questo marrone scuro qui e lo metto sulla parte restante della palpebra. Porto anche un pochino in su, verso la piega e sfumo anche questo con l'altro colore in modo che la linea non sia marcata. Ora prendo il 217 o comunque un pennello che possa andare bene per la piega, in bello morbido e soffice, e prendo di nuovo il marrone scuro che abbiamo appena usato e lo stendo nella piega. Lo porto un po' verso l'alto e verso l'esterno, non salgo troppo e poi vado nella piega. Porto il colore nella piega soltanto fino a qui, vedete, non vado fino all'angolo interno. Adesso con il 224, comunque un pennello simile a questo pulito, vado a sfumare. Ora con le 20 prendo sempre lo stesso marrone scuro che abbiamo usato poco fa e lo stendo lungo la linea delle ciglia inferiori. Ora prendo un ombretto nero, uso questo qua, è matte, con il mio 219 e lo stendo sempre sulla linea delle ciglia inferiori, ma soltanto sulla parte esterna. Se c'è un po' di fallout non vi preoccupate perché poi comunque potete correggerlo con il correttore. Ora, sempre con lo stesso pennello che ha ancora un po' dell'ombretto nero sulla punta, vado a disegnare una specie di V sull'angolo esterno. Prendo ancora il pennello che ho usato prima e vado a sfumare anche questo colore. Un pochino sulla linea inferiore e poi sull'angolo esterno. Ora prendo dei glitterini che riflettono il color oro, sembrano bianchi, ma in realtà appunto riflettono l'oro e si chiamano infatti Reflex Gold. Ne prendo un pochino con un altro pennello, questo è pulito, e ne metto un pochino sulla palpebra. Non sono molto accesi, però riflettono, sono molto brillantinosi, molto carini. A questo punto passiamo all'eyeliner. Uso il Black Track, cioè un eyeliner in gel, con il mio pennellino angolato della Sephora. Estendo l'eyeliner, ovvero, e cerco di stendere l'eyeliner con una linea più sottile e più precisa possibile, dalla metà dell'occhio fino all'esterno.
ora che ho disegnato la linea da metà verso l'esterno, vado piano piano a portare la linea, facendola ancora più sottile verso l'interno. Ok, ora vado a creare la mia linguetta, seguo la linea inferiore delle ciglia per darle la forma. Ok, una volta disegnata questa linea qui, che sarà la nostra codina, vado a creare una specie di triangolo. Poi riempio lo spazio vuoto. Ora prendo una matita nera e coloro l'interno dell'occhio. Se volete farlo durare di più, fissatela con un po' di ombretto nero, cioè prendete un pennellino e ci mettete un pochino di ombretto, picchiettando, stando attente che l'ombretto non vada nell'occhio e che non vi cada sulla guancia. In questo modo farete durare la matita nera molto molto più a lungo. Ora piego ciglia. E mascara. Ok, con gli occhi abbiamo finito. Stendo sulle guance un blush dorato, questo qua. Ok, per le labbra uso un bel rossetto rosso acceso, molto coprente, questo qui. E lo applico con il mio pennellino da rossetto. Ok, questo è il look finito, spero vi piaccia, vi mando un bacione grosso e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!